cultura dell'antimafia che in Toscana si diffonde alle giovani generazioni anche attraverso le collaborazioni e i progetti assieme all'Associazione Libera. Si chiama Bentornati, il progetto nato dall'idea di Libera, Arci, Unicop Firenze e CGL Toscana di mettere a sistema le loro esperienze nella promozione della legalità, in particolare nei campi del volontariato, che da anni portano studenti e pensionati a vivere l'esperienza dei campi di lavoro nei beni confiscati alle mafie. Quella dei campi è un'esperienza ormai matura, nel 2014 ha coinvolto più di 1.000 giovani. Dall'inizio a oggi è cresciuta di anno in anno. Da qui l'esigenza di dare coscienza, importanza, ma soprattutto continuità all'esperienza dei campi di volontariato. L'obiettivo di Bentornati è l'omogeneità della formazione dei giovani che partono e che vivranno l'esperienza del campo di lavoro, ma in particolare di dare continuità di esperienza e di rapporti, stimolando il protagonismo e l'autonomia dei giovani che hanno partecipato e parteciperanno ai campi. Per questo sono stati individuati cinque ambiti di lavoro che costituiranno il percorso del progetto: la sensibilizzazione e promozione dei campi di volontariato nelle scuole, ma anche nelle università, la formazione unificata in preparazione alla partenza, lo sviluppo di linee comuni e progettualità condivisa della formazione dei temi di interesse comune, attività post-campi con la realizzazione di percorsi per i volontari che intendono continuare a impegnarsi sui temi della legalità e dei beni confiscati. Infine, l'organizzazione di una 2 giorni della legalità sarà l'evento regionale in cui verranno coinvolti tutti i ragazzi che hanno partecipato ai campi insieme ai responsabili delle cooperative, autori, giornalisti ed esperti. Il progetto tenta in qualche modo di fare in modo che questa settimana sia un investimento durante tutto l'anno scolastico, cioè non sia solo una vacanza sporadica e un po' originale che un ragazzo fa in una settimana, ma un'esperienza vera e formativa sulla quale riflettere anche durante tutto l'anno scolastico, per poi anche diventare elemento di azione durante la propria vita e durante il proprio futuro.